La seconda partita del girone B delle finali nazionali dell'AIX Settore Calcio, ingresso in campo in questo momento delle due squadre, alla nostra sinistra il Real Morciano, mentre alla nostra destra il Real Baldassarri, che si sfideranno quest'oggi. Check dei portieri, poi fischio dell'arbitro, si comincia con il Real Morciano, il primo a giocare il pallone, subito si porta nella metà campo avversaria e prova a rendersi pericoloso con il numero 10 Longhi, che però viene fermato, palla in laterale operata da Islami, che prova a ripartire, conclusione dalla distanza decisamente fuori misura e palla larghissima sulla destra al terzo minuto. Allora riprenderà Zanca a giocare, lo fa andando da Bartolomei, che poi mette questo pallone in profondità, prova a arrivare al rimorchio il numero 8 Terenzi, pallone però recuperato dagli avversari, allora Ezaghi appoggia e poi serie di conclusione alla fine, Ezaghi che centra la traversa, ma niente da fare, calcio destra, pallone che resta lì ancora attivo, alla fine niente da fare, può ripartire il Real Morciano, pallone sulla destra per il numero 6 Sereno, che poi appoggia all'indietro, scusami, sull'ago. Allora adesso palla e conclusione alla fine di Sollacu, che segna così la rete dell'1-0 quasi al settimo minuto per i ragazzi dell'FC Baldassarri. E Zaghi all'indietro per la cedra, arriva qui il duplice fischio del direttore di gara, fine primo tempo in vantaggio Real Morciano 1-0 contro FC Baldassarri grazie alla rete di Sollacu. Ricchissima di emozioni questa partita, noi ci vediamo tra pochissimo. Ricordo a tutti che highlight e interviste della partita di fine gara verranno pubblicate sul canale YouTube LSA Channel. Intanto costretto ad arretrare il Real Morciano, esce con le mani Zanca, parte il conteggio dei secondi da parte del direttore di gara, poi pallone appoggiato a Sollacu che fatica, gli viene sottratto il pallone, Zaghi salta Cioffi, poi pensa a mettere in mezzo e finalmente la rete. Assist di Ezaghi, firmata Biazze al 30esimo minuto, non aveva creato tanto, non è riuscito a portarsi maggiormente in vantaggio e adesso vai, conclusione che finisce larga sulla destra, Salah che riprende a giocare per Ezaghi, Ezaghi prova a salvare Cioffi, conclusione e a un minuto dall'altro gol e Zaghi segna la rete del sorpasso 2-1 per l'FC Baldassarri. Risultato in meno di due minuti. Adesso laterale per il Baldassarri, c'è la cedra sul pallone 1-2 con Ezaghi, la cedra e la rete del 3-1 che fa aumentare il vantaggio ai ragazzi del Baldassarri. E Bartolomei alla battuta, poi magari fanno scegliere. Allora progressione di Terenzi che poi si porta sulla sinistra, riesce a mettere in mezzo la cedra che recupera il pallone, poi lo mette in angolo, intanto Terenzi e la rete del 3-2 firmata dal numero 8 del Real Morciano a riaprire la partita. Tardi, scarica per Ezaghi che si accentra, Terenzi su di lui, Ezaghi e la rete del 4-2, arriva al 34esimo per ripartire subito Ezaghi, poi pallone sulla destra per la cedra, tocco di ritorno ed Ezaghi per il 5-2 al 36esimo minuto. Il capitano Islami che lotta, riesce a mantenere il possesso, poi Longhi prova a rubarglielo, arriva alla cedra ad aiutarlo e pallone mantenuto da Baldassarri, arriva qui il fischio di fine gara dell'arbitro. Splendida partita tra FC Baldassarri e Real Morciano, i primi vincono 5-2, partita intensissima. Un ringraziamento ai direttori di gara Fazzari della sezione Roma e Mario della sezione Frosinone dell'AIX. Un saluto.